Non arriva dal nulla l'attacco che in queste ore ha insanguinato Dhaka. Da diverso tempo il governo del Bangladesh sta duramente contrastando un fanatismo musulmano incoraggiato e finanziato dall'Arabia Saudita e altri paesi arabi, che mira a imporre la legge islamica in un paese laico. L'aggravarsi della situazione lo stiamo constatando praticamente da un anno. C'è una situazione di fondo politico-sociale, di tensioni, che però non avevano mai preso la forma di attacchi specificamente di carattere religioso o contro gli stranieri. Invece dal settembre dell'anno scorso una serie di attentati singoli a singole persone ha fatto capire che l'aria stava cambiando. Ecco. Quindi hanno ucciso cristiani, indù, buddisti, persone di origine musulmana ma ritenute atee, persone che in qualche modo sostengono i diritti degli omosessuali, e adesso pare che l'obiettivo siano gli stranieri in quanto tale. Nel nord già da mesi il governo impone che si esca solo con la scorta, quindi bisogna avvisare la polizia dove si va e essere accompagnati. Questo non solo ai missionari, non solo agli italiani neanche, ma a tutti gli stranieri. La rivendicazione dell'attacco da parte dell'ISIS pone la questione se davvero sia in atto un radicamento del network del terrore in Bangladesh. La risposta che sembra emergere è che ci sono due serie di gruppuscoli fondamentalisti tradizionali che erano stati messi al bando dal governo anni fa, i quali si rifanno qualcuno ad Al-Qaeda, qualcuno all'ISIS o al Daesh. Questo assalto a un ristorante sembra essere un ulteriore passo avanti, mentre si sono susseguite per 10 mesi attacchi personali, adesso siamo a questa fase che certamente vuol dimostrare che sappiamo fare più di quello che si pensi. Ecco.